sono trovati all'ingresso del termovalorizzatore di Padova per dire no alla quarta linea che Estambiente vuole realizzare per lo smaltimento rifiuti, eliminandone però due. La protesta di una cinquantina di residenti e comitati è andata in scena nel giorno in cui scadono i termini di presentazione delle osservazioni alla Regione Veneto sulla nuova linea dell'inceneritore di Padova. Non ci stiamo a costruire una quarta linea, assolutamente no, anzi vogliamo la demolizione immediata di due linee, le prime, le due, le più vecchie, e teniamo la terza linea per lo smaltimento dei nostri rifiuti, ma soprattutto con una differenziata riusciremo a bruciare molti, molti meno rifiuti e riciclare molto di più. È su questo che ci dobbiamo impegnare. I cittadini hanno contestato anche l'assessore all'ambiente del comune di Padova, Chiara Gallani, a cui hanno chiesto di dire chiaramente no alla realizzazione della quarta linea. L'assessore ha ribadito che sono state presentate numerose osservazioni nonostante i tempi ristretti. È un progetto che va visto in profondità, chiaramente, stiamo parlando della salute dei cittadini, stiamo parlando della salute dei padovani, quindi Padova c'è come consiglio comunale, come giunta, come settore, con tutte le osservazioni e con tutte le resistenze, perché questo progetto così non ci piace. Contro la quarta linea anche due consiglieri di maggioranza, Roberto Marinello e Daniela Ruffini, che appartengono allo stesso gruppo politico della Gallani e che hanno sostenuto i manifestanti nella loro protesta. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione in cui chiedeva che non ci fosse alcuna autorizzazione prima del nuovo piano regionale dei rifiuti e soprattutto prima di un'indagine epidemiologica seria e un processo partecipato e un confronto vero con i territori coinvolti.